Siamo con Alessandro a commentare una partita che lo ha visto da ex, ha segnato anche un bel gol, ma questi 3 punti lasciano un rammarico forte perché l'avete dominata la gara dal primo minuto. Sì, come hai detto te, lascia un po' di amaro in bocca, dai, perché fare una prestazione del genere qui contro loro, che di certo era un bel ambiente e questo ti aiutava a preparare la partita. Però per la prestazione che abbiamo fatto abbiamo raccolto poco, almeno un punto ci stava tutto. Senti, tu personalmente, tornando qui, quali sono state le tue sensazioni dopo l'anno passato qui a San Benedetto? Un anno anche poco fortunato. Sì, no, al di là del mio anno penso che tornare qui o comunque giocare qui è per tutti la stessa sensazione, è una bella sensazione, si respira, dai, calcio vero come a Campobasso quando c'è, diciamo, il pubblico che ti segue, che ti dà una mano e che ti aiuta anche a portare la vittoria. Ecco, adesso vi siete liberati della gara contro la San Benedettese, si deve pensare a vincerle, non dico tutte, ma quasi per arrivare a questo punto più in alto possibile, perché i playoff servono quest'anno. Sì, assolutamente, noi dobbiamo cercare di affrontare partita dopo partita e cercare di trarre il meglio da ogni partita. Peccato che oggi non c'è stato niente di più che una buona prestazione, però ecco, continuiamo su questa linea qui. Un'ultima cosa, il pubblico di San Benedetto, un gran pubblico, è venuta anche tanta gente da Campobasso, sarebbe bello rivedere i romagnoli così, no? Sì, è quello che ti accennavo prima, perché so che ha le potenzialità una piazza come Campobasso, quindi speriamo di vederlo presto così.